Trano chiaro, tra qualcosa che è a terra e qualcosa che è appeso. Ma cos'è che realmente è appeso purtroppo nel nostro paese e in quello che è il nostro territorio? Allora, sono appese le vite, le speranze, la voglia di lavorare di 2.924 tirocinanti delle cancellerie, quindi parliamo ovviamente degli uffici giudiziari di tutta Italia, in Campania siamo 300 circa e chiaramente abbiamo la necessità di poter dare ancora il nostro contributo. Noi siamo stati formati a partire dal 2012, quindi abbiamo svolto un lavoro di supporto al personale amministrativo di cancellerie e segreterie e ovviamente ci troviamo oggi a novembre con una legge di stabilità, quella scorsa, che ha stanziato già delle risorse. Purtroppo a casa, ancora a casa. La risposta del ministro Orlando è stata di aver sbloccato circa 1,5 milioni già stanziati su 7,5 per il nostro rientro, per cui a breve ritorneremo, però il problema di fondo è che da gennaio saremo di nuovo a casa, che nel frattempo ci sono delle carenze di organico spaventose, parliamo di numeri che vanno dagli 8.000 comunicati dal Ministro l'altro giorno alle 12.000 carenze reali, perché a meno che non si modificano le piante organiche, questi sono i numeri, parliamo di 1.500 pensionamenti all'anno tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari e ovviamente la necessità di una giustizia che si deve riformare. Cioè, la giustizia non può essere semplicemente un annuncio di slide o di punti vari. Noi abbiamo apprezzato moltissimo ad esempio l'inserimento al 12° punto della riqualificazione del personale amministrativo, cioè parliamo di personale che da 20 anni non si vede mortificate le proprie legittime aspettative di progressione di carriera e chiaramente noi vorremmo garantire quel supporto a questa riqualificazione, chiaramente con un nostro inserimento nelle mansioni che si libererebbero da questa progressione di carriera senza ledere queste aspettative sacrosante e legittime del personale amministrativo. Telegraficamente, lo stato d'animo qual è? Ma lo stato d'animo è quello di, come dire, un ragazzo che crede in quello che, per cui è stato formato, cioè questo lavoro nelle cancellerie, ci piace tanto, però in realtà non viene messo in condizioni di poter coltivare questo sogno e questa formazione, per cui sono stati spesi anche dei soldi e si trova poi a dover guardare le cancellerie completamente vuote e il personale davvero mortificato, nel senso che non riesce a lavorare nelle migliori condizioni. Veramente noi abbiamo avuto modo di, come dire, confrontarci con un personale che è allo stremo, magari gli avvocati o gli utenti spesso bussano la porta, aprono e trovano personale anche, come dire, stressato e provato. E noi abbiamo toccato con mano le loro difficoltà, per cui secondo me quel 12° punto inserito nelle slide della riforma della giustizia, cioè sulla riqualificazione che ad oggi in realtà non ha sostanza, è secondo me tra le priorità e noi ci siamo, come dire, assolutamente funzionali, per cui ripeto, in qualsiasi momento si riesca ad avviare questo percorso di progressione noi andremo a colmare i vuoti che si libererebbero, vuoti che tra l'altro devo dire, come dicevo anche prima, sono davvero evidenti a tutti, basta farsi un giro nelle cancellerie o nelle segreterie per rendersi conto. Cosa dobbiamo dire alle persone che ci guardano da casa? I ragazzi sono qui, vogliono avere speranza, però purtroppo al momento sembra proprio che non ci sia nulla da fare. Noi stamattina con i 30, diciamo, i 30 giovani del aspiranti precari di Salerno, ai 300 della Regione Campania, ai 3.000 a livello nazionale, ai cittadini e all'utenza degli edifici giudiziari chiediamo due cose essenziali. Uno, dobbiamo intervenire, vista la crisi che c'è nelle attività giudiziarie, la burocrazia che c'è intorno a questo. Tutti ne parlano, tutti dicono la loro, ma nessuno interviene per risolvere la cosa. Noi chiediamo ai cittadini di stare con noi, di solidarizzare con i giovani che sono, ripeto, aspiranti precari, in cui chiediamo per questi giovani un contratto a tempo determinato, considerate che hanno fatto già una selezione e una formazione adeguata. Con questo scopo noi risolviamo tre tipi di problemi. Uno è che aiutiamo
voglio dire, collaboriamo e velocizziamo all'interno degli uffici giudiziari con i giovani, anche i dipendenti interni, che ormai col blocco delle assunzioni e con un'età media oltre i 50 anni c'è comunque un rallentamento rispetto alle procedure interne, per cui diamo una mano anche ai dipendenti interni. Vogliamo dare una mano con questa scelta anche agli addetti ai lavori, agli avvocati, chi fa vertenze, chi fa cause, in modo che possa risolvere nel più breve tempo possibile una soluzione, e all'utenza, ai cittadini in generale, ma in particolare ai cittadini che poi tengono a che fare con gli uffici e con le attività giudiziarie, che possono risolvere le vertenze o le cause importanti di lavoro quando, nel più breve tempo possibile. L'unico modo, chiediamo al governo, che deve intervenire con un decreto urgente per avere un contratto a tempo determinato di questi 3.000 giovani a livello nazionale. B, di avere qui anche a Salerno, consegneremo a mezzogiorno un documento al Presidente del Tribunale per sollecitare il Ministro, e più ai cittadini che possono avere dei servizi migliori. Per noi ci battiamo come CGL, Funzione Pubblica Provinciale, Regionale e Nazionale, per questa vertenza, perché ci crediamo e perché per i giovani dobbiamo fare qualcosa. Sono tutti giovani, diplomati e laureati. Se non lo facciamo la battaglia insieme ai cittadini in questo momento di Salerno che ci stanno vicino, voglio dire, dobbiamo risolvere questa cosa. Ricordo e chiudo che sulla provincia di Salerno il 60% dei giovani è disoccupato, sta in strada senza far niente, e noi ci dobbiamo adoperare, avendo più responsabilità, di intervenire per la soluzione. Qua ne sono 3.000 a livello nazionale, ma altre operazioni si devono fare per risolvere la problematica occupazionale dei giovani in Italia. Da giovane ti dico: guai a mollare. Sì, è vero, noi siamo precari della giustizia e lavoriamo al fianco del personale di cancelleria sin dal 2012. Dal 2012 sono partiti questi tirocini, tirocini che sono forme contrattuali anomale, o meglio, sono diventate forme contrattuali molto tipizzate. Si dice che si parla di cosiddetta 47ª forma contrattuale, ma in effetti un vero contratto non è, in quanto non abbiamo diritti, in particolare non abbiamo ferie, non abbiamo permessi, le donne non spetta la maternità, e lavoriamo all'interno delle cancellerie. In Italia siamo 2.924, in Campania siamo 350, e lavoriamo al fianco del personale di cancelleria. Noi oggi siamo qui al fianco anche della CGL per chiedere un vero contratto per il 2015, un contratto a norma di legge nel rispetto della Costituzione, ma anche per chiedere la riqualificazione del personale amministrativo che da anni è impiegato agli interni degli uffici giudiziari e non ha ancora ottenuto questa riqualificazione. Noi non ci contrapponiamo al personale, bensì vogliamo lottare insieme al personale per ottenere i diritti all'interno di un comparto giustizia, perché noi lavoriamo all'interno degli uffici giudiziari, lavoriamo per il Ministero della Giustizia, non siamo semplici lavoratori, ma all'interno del Ministero della Giustizia vogliamo portare avanti questo messaggio di chiarezza e di equità. Per questo oggi manifestiamo in piazza per chiedere un vero contratto per il 2015.